Yo, what's up? It's your boy Extreme Xcar and welcome back my boys to another video, another recipe my boys, but this time I'm going to switch it to Italian language. So my boys, I'm going to do this for just Italian fans. Switch baby. Come va ragazzi? Ti saluto. Adesso, oggi ci facciamo una ricetta che mi dà Sebastiano. Ti saluto da qua, lui e sua madre mi ha dato una ricetta. Proviamoci questa fottuta ricetta, ragazzi. Dai. Ok, ragazzi, adesso veniamo agli ingredienti. Qui c'è il peperoncino. Qui ci sono le capperi. Questi sono fatti di casa, capperi fatti di casa. Anche questi. Questi sono pomodori secchi fatti di casa, fatti di casa. Abbiamo olio d'olivo, prezzemolo, penne rigate, pomodori secchi, capperi, peperoncino, pinoli e spicci d'olio, 50 spicchi d'olio, 50 di questi, spicchi d'olio, capperi, peperoncino, pomodoro secco, olio di oliva, penne rigate e pinoli. Ok, abbiamo qua una birra, beviamo una birra e tagliamo tutto e vediamo la prossima. Bella. Stiamo per tagliare gli ingredienti. State con noi, belli! Ciao ragazzi, siamo finiti a tagliare questi cazzi di ingredienti. Adesso qua abbiamo l'acqua che stiamo aspettando che sia bollente per mettere i penne rigate. Nel frattempo abbiamo qua una pentola. Che cazzo sta succedendo qua? Aspettate ragazzi, perché c'è questa cazzo di cosa qua. Cazza, mettiamo l'olio di oliva così. Qui siamo aborigini, il capperi, che mettiamo il capperi, l'aglio. Pomodori secchi, che mettiamo tutto insieme, eh? Abbiamo ancora i pinoli, apriamo i pinoli, che ci sono i pinoli. Questo Sebastiano non mi ha detto di mettere, ma voglio provare col pinoli come si fa. E allora col pinoli mettiamo un pinoli, mettiamo un pacchetto di 60 grammi di pinoli. E abbiamo qua il basilico e il peperoncino, che mettiamo nella pentola con gli altri ingredienti e lasciamoli là, non per molto belli, non per molto, eh. Non per molto, eh. Laviamo le mani.
per sicurezza. Lavano mani. Non per il Covid, ma per il mani. Per... Facciamo un mix degli ingredienti. Lasciamo qua la pentola con tutti gli ingredienti. Qua ci sono, scusi ragazzi, qua nella pentola ci sono i pinoli, pomodori secchi, capperi, olio di oliva, spiccioli d'olio, 50 spiccioli d'olio, peperoncino e prezzemolo. Ok Sebastiano, come ti va? Stai bene? Saluto tua mamma, eh? Sebastiano! Guarda che bellezza, Sebastiano! Ci vediamo dopo, ragazzi! Ci vediamo dopo, ragazzi, adesso che l'acqua è bollente nella pentola, mettiamo il penne rigate. Stiamo per fare per due maiali, sembra. Ma facciamo un mix di questi. Andiamo a vedere. Sono per mangiare due maiali dopo di questo. Lasciamola un po' al dente. Forse per 6 minuti. 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti. Vedi che è al dente. E poi finisci, cucinare. Ammixiamo tutto, va bene? Ci vediamo. Ok ragazzi, adesso vediamo il risultato finale della pasta che abbiamo fatto. Questo è il risultato finale. È il risultato finale. Guarda che bella pasta che ci abbiamo. Adesso ritorno in inglese per la outro. So yeah, my boys, it's your boy X in Mexico. As usual, I did a pasta, but in Italian, my boys. Wait, so I had to do it in Italian for my friend Sebastiano. So yeah, my boys, it's your boy X in Mexico. I'm out. Ti saluto. Ciao ragazzi. Ciao Sebastiano. So yeah, my boys. I hope you enjoyed this video. If you did so, hit that thumbs up, subscribe, and hit that notification bell. So you don't miss any of my videos. So yeah, my boys, it's your boy, XDMXCAD. We are out. Peace out, players!